Evan Wingren è un analista finanziario di Wall Street per conto di KeyBank Capital Markets. Il fatto che non abbiate mai sentito il suo nome prima d'ora non è un caso. Questo buon uomo ha ritenuto opportuno dire la propria in merito all'attuale situazione del mercato dei videogame, spinto ovviamente dai recenti fatti che hanno investito Electronic Arts e Star Wars Battlefront 2. Il ragionamento in realtà è molto lineare, oltre che particolarmente ignorante. Secondo Wingren, i videogame offrono intrattenimento meno costoso rispetto alla TV utilizzando un calcolo orario. Che cosa ha fatto questo signore? Dice che se si considerano 60 dollari per il costo di un gioco e 20 euro mensili da spendere in loot box, giocare risulta comunque più economico che guardare la TV. Ascoltando i calcoli del pro de Wingren, un utente che gioca ai videogame per 2 ore e mezza al giorno spenderebbe circa 40 centesimi di dollaro all'ora contro i 60 centesimi all'ora per fruire della TV, gli 80 centesimi per l'affitto di un film e gli oltre 3 dollari all'ora per il cinema. Poi ha detto: l'analisi quantitativa dimostra che i publisher di videogame stanno facendo pagare i giocatori relativamente poco e probabilmente dovrebbero aumentare i prezzi. La risata non l'ha fatta. Alla luce delle pesanti critiche che hanno colpito Star Wars Battlefront 2, l'analista ha aggiunto che difficilmente il gioco riuscirà a raggiungere gli obiettivi di vendita originariamente stimati in 13 milioni di copie. Comincerei col dire a questo soggetto che i suoi calcoli fanno acqua da tutte le parti. Monument Valley 2 costa 5,50 euro e dura un'ora, il che significa che costa 5,50 euro all'ora. Path of Exile non costa nulla e dura un centinaio di ore. Quanto costa allora? Io voglio capire quale avanzato sistema matematico ha utilizzato quest'uomo per fare una media sul costo dei videogame per ora di gioco. Di che tipologia di videogame si sta parlando? Sono indie? Sono AAA? Sono avventure? Sono multiplayer? No, cioè perché Overwatch può durarti anche migliaia di ore. Tu mi dici 40 centesimi all'ora e mi dici che è una media, ma di cosa essenzialmente non si sa. Mi sorge altrettanto spontaneo domandarmi da quando in qua il prezzo di un prodotto dipenda dalla sua durata. In base a questo criterio, quindi Overwatch è un affarone perché dura tanto, perché puoi giocarci tutto il tempo che vuoi, mentre The Last of Us e Uncharted sono dei furti, sono delle truffe. Secondo lo stesso criterio, quindi il bungee jumping è praticamente un disastro economico perché dura pochissimo. Because fuck logic. Quindi noi in definitiva paghiamo poco, stiamo praticamente, ragazzi, sfruttando i publisher e li costringiamo a lavorare tipo schiavisti. Non importa che questi signori navighino nell'oro e che il mercato dei videogame sia un affare colossale. Voi non lo sapete, ma siete tutti dei brutti cattivoni. Non sono loro che cercano sistematicamente di spennarci a suon di pre-order, DLC, microtransazioni, abbonamenti, loot box, skin, armi, slot nell'inventario, emote e bonus ai punti esperienza. Siamo noi che paghiamo poco. Ok? Ok.